Partiamo subito quindi con questo appuntamento. Ringrazio anche le società che hanno accolto il nostro invito di essere qui con noi proprio per raccontare come va la situazione dal punto di vista del mercato immobiliare nelle loro zone di riferimento. Abbiamo anche avviato delle iniziative per dare più spazio sia, diciamo, la voce delle società veicolo, società proponenti progetti attraverso articoli che vengono pubblicati sul nostro blog Trusters, e sia attraverso delle video interviste ad utenti, comunque ai nostri iscritti che partecipano ai diversi progetti di finanziamento. Ok, allora io direi partiamo subito con Francesco Matrangolo di Eleven Real Estate. Eleven la conoscete credo un po' tutti voi iscritti di Trusters, proprio perché è una società che ha presentato diversi progetti e restituito già. Allora, Francesco Matrangolo, dicevo prima, titolare di Eleven SRL, quindi socio del nostro amico anche Giuseppe, che non c'è ma che mi ha mandato anche lui un report, tra l'altro, della città di Bergamo. Andiamo subito al dunque, quindi. Francesco, ci piace capire come va il mercato immobiliare a Bergamo, dalla tua voce da operatore, insomma, che svolge questa attività direttamente. Quindi, come stanno andando le cose? Come vedi il presente e cosa ti aspetti dal futuro nella tua città? Bene, grazie a tutti dell'occasione. Vi dico subito l'impatto che abbiamo noi in questo momento sulla città di Bergamo. Direi che è decisamente positivo, nel senso che praticamente dal primo lockdown abbiamo fatto un'unica tirata, e adesso Giuseppe si è permesso qualche giorno di ferie, il mio socio che nominava prima. Ma stiamo correndo parecchio, c'è molta richiesta, c'è molto fermento, sono cambiate un po' le tipologie richieste rispetto a prima. Ormai un po' tutti sanno, ci stanno, diciamo, ritirando dalle mani, senza quasi che riusciamo a metterci a iniziare i progetti quando abbiamo qualche piano alto, qualche immobile in posizioni doc, nella zona giusta, con magari il terrazzino, eccetera, l'area esterna. Ma comunque in generale c'è fermento. No? Noi stiamo vendendo, questo mese abbiamo 6-7 atti, siamo molto, molto contenti. È cambiato il target di clientela, è cambiato il target invece di immobile. I cambiamenti riguardano una particolare cosa. Decisamente, ci sono alcuni immobili che sono molto più ricercati di prima e ci sono altri immobili che invece un pochettino soffrono. Fortunatamente non sono il taglio su cui avevamo puntato prima, però per l'impressione che abbiamo noi, il bilocale sta facendo un po' più di fatica, anche se adesso qualcuno si è cominciato ad avvicinare per la questione di acquistare per investimento, quindi magari anche i tagli piccoli iniziano ad avere un pochettino di movimento. Però tendenzialmente il nostro target di clientela, anche se è la persona singola o la giovane coppia, minimo partono altri locale. Locale con doppi servizi e, come dicevo prima, giardino, terrazzo esterno, esposizione. Prima l'esposizione la guardava un cliente su tre, adesso quattro clienti su tre guardano l'esposizione. Prima ancora di vedere il progetto, ma da che parte è girata la casa? C'è un'attenzione. Forse ci aspettiamo tutti di tornare proprio in casa di nuovo, speriamo di no. Però ecco, c'è un po' questa tendenza a vedere la casa a 360 gradi, a cercare di avere degli spazi più ampi, a studiare già da subito l'interno per capire se eventualmente possono avere lo spazio studio, lo spazio per un eventuale periodo di smart working. C'è proprio molta più attenzione, e anche alla zona vicino ai servizi, la zona vicino al parco. C'è una grande attenzione a questo punto di vista. Quindi maggiore cura e attenzione sull'acquisto, quindi mi fa sorridere il cliente con la bussola, però l'ho visto anch'io, quindi in questo momento l'esposizione a cui prima non facevano caso adesso è diventata importante, quindi, perché il periodo si aspettano evidentemente magari di soggiornare più tempo in casa, cioè di stare più tempo in casa rispetto a prima.
Una domanda che mi viene spontanea, visto che poi parleremo anche di Milano, vedremo anche altre zone. Questo, diciamo, primo trimestre, secondo trimestre 2021, come ti sembra sia andato? Cioè, è andato meglio il primo trimestre o è andato meglio il secondo? Quindi la tendenza, come se dovessi dividerla in due? Primo trimestre, secondo me, è partito molto bene, ma poi ha avuto un attimino di battuta d'arresto quando c'è stata, adesso non ricordo più il numero dei lockdown, insomma, quella che hanno chiuso un attimo, quindi la gente si è un attimo frenata, ma parliamo di forse proprio fine marzo, inizio aprile, in concomitanza anche con forse col periodo pasquale. Dopo invece è ripresa in modo abbastanza, cioè in crescita continua. C'è stato qui una settimana fa, 10 giorni fa, che appena dopo le scuole è un attimo calata la richiesta, ma semplicemente perché si è un po' svuotata la città. Secondo me chi aveva una casa o qualcosa è scappato subito. Però adesso sono ripresi molto anche gli appuntamenti. Cerchiamo forse di non lavorare così a pieno ritmo come l'anno scorso ad agosto, perché probabilmente più gente andrà in ferie, ma è un aspetto positivo. Però adesso si sta lavorando molto, come tanti stanno cercando di chiudere, di definire prima di poi andare. Ecco, l'altro aspetto che abbiamo notato è un'attenzione anche al discorso eventualmente della rete, del cablaggio, la domotica nell'abitazione. Adesso stiamo cercando di sviluppare molto questo aspetto perché anche persone insospettabili ce lo chiedono. Ci chiedono, ecco, tra l'altro Pierluigi Facchetti, infatti, che interviene giustamente, dice: sono di Bergamo, nel settore, dice che gli appartamenti con giardino vanno a ruba, invendibili monolocali, quindi veramente al momento comunque questo è il trend, quindi evidentemente anche voi di Eleven vi siete targetizzati su appartamenti di questo tipo, insomma, più su appartamenti. Fortunatamente era già un po' il taglio che seguivamo da prima, il trilo e quadrilocale, diciamo da trilocale con doppi servizi in su generalmente, però trattavamo anche qualche monolocale più che altro per investitori e adesso l'avevamo un po' abbandonato, ma effettivamente non c'è poca richiesta. Ora qualcuno sta cominciando a chiedere, ma per investimento, cioè nessuno pensa di comprarlo per andarci a vivere, neanche il locale che prima era il classico primo appartamento, diciamo. Fantastico, quindi rientra anche l'investitore. Francesco, ti ringrazio come al solito, innanzitutto perché rispondete sempre ai nostri appelli, due perché siete molto apprezzati dai nostri investitori proprio per la puntualità, la serietà, la velocità che vi contraddistingue, quindi ti riporto le cose che mi vengono dette. Dobbiamo aspettarci altri progetti da parte vostra sulla piattaforma? Abbiamo qualcosa in programma nella seconda metà di luglio sicuramente, un paio di interventi. Se Dio vuole abbiamo anche un paio di chiusure anticipate rispetto al programma, però vi comunicheremo quando abbiamo i dati certi. Bene, sarebbe sicuramente una bella notizia da dare anche a tutti gli iscritti che pensano di andare a vacanza con un po' di interesse nel portafoglio. Grazie Francesco di nuovo, adesso ti tolgo come membro, ma giuro che poi sei sempre benvenuto. Grazie mille. Buon proseguimento, grazie. Grazie a te. Allora, vediamo un po' se riesco. Diamo la parola a Vittorio? Sì. Ok, allora diamo la parola a Vittorio Zierstein. Bene, Vittorio, eccoti qua. Ciao. Eccoci. Ecco, Vittorio, non ti vedo, aspetta no. Che ti promuovo. Sì. Ti promuovo membro, così puoi anche attivare il video. Non ci buttare fuori, però. No, ti butto, possiamo fare solo noi. Ti butto fuori alla fine. Ecco. Eccoci qua, un attimo che... Ok, adesso siamo dritti, perfetto. Fantastico. Allora, Vittorio Zierstein non ha una società di sviluppo immobiliare, almeno per il momento. Chi lo sa? Noi lo sappiamo, però... Nella vita non si può mai dire. Non questa news in diretta. Esatto, mai dire mai. Abbiamo voluto appunto Vittorio tra i nostri, insomma, panelisti, tra i nostri relatori, proprio in qualità di... fondatore ed esperto e giornalista
della testata di Requadro, che con la quale siamo affezionati, con la quale abbiamo fatto anche qualche intervento a nostra volta. Quindi da te, Vittorio, vorremmo un parere, come abbiamo detto prima, veramente distaccato, tra virgolette, da esperto del settore, ma non da società e cliente di Trusters, o comunque un po' un parere, quindi una visione dall'alto di quello che è successo, di quello che sta succedendo e possibilmente che di quello che succederà, secondo il tuo parere, ovviamente dal tuo osservatorio privilegiato, certo, perché hai modo, no, di vedere proprio il mercato immobiliare a 360 gradi. Certo, allora in primo luogo grazie mille per la fiducia, spero di riuscire a ripagarla fornendo qualche informazione interessante. Io direi di vedere un attimino il mercato, prima di tutto ovviamente sul residenziale, poi se ci sarà tempo e voglia vediamo anche gli altri settori per quello che possono essere collegati, ma visti i nostri ospiti direi che giustamente il comparto di interesse è questo. In linea generale un giudizio sul 2020 è ce la siamo cavata. Nel senso che se torniamo al periodo di marzo, al primo trimestre dell'anno, e alla natura del problema, cioè pandemico, sanitario, effettivamente ci siamo trovati in una situazione nella quale era molto difficile riuscire a capire dove si sarebbe andati, come si sarebbe usciti, prima di tutto dal punto di vista sanitario e poi dal punto di vista economico e quindi anche immobiliare. Secondo l'Agenzia delle Entrate il risultato alla fine è stato di un meno 7,7% per quanto riguarda le compravendite residenziali a livello nazionale e scusate, di un meno 2% adesso non mi ricordo la percentuale precisa sull'andamento dei prezzi. È un dato molto grezzo, andrebbe sgrossato, perché è un dato medio nazionale, a prescindere appunto da zone e a prescindere anche dalle tipologie, voglio dire, di abitazioni, di immobili, però dà un'indicazione effettivamente di un mercato che alla fine è riuscito a resistere di fronte a una situazione che poteva essere potenzialmente distruttiva. Segnali di ripresa si sono visti già a partire in realtà dal terzo, quarto trimestre dello scorso anno e sono stati confermati nel primo trimestre di quest'anno. I dati preliminari dell'Istat sono dati preliminari, anche questi poi andranno raffinati e verranno poi forniti i dati definitivi, parlano di, per quanto riguarda i prezzi, l'indice IPAP, che è appunto l'indice riassuntivo dei prezzi, ha fatto un più 1,1% nel primo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente, mentre invece a livello tendenziale, cioè rispetto al primo trimestre del 2020, è più 1,7%. La cosa forse più impressionante è il boom, diciamo, di compravendite, nel senso che rispetto al trimestre precedente è stato registrato un più 38,6%. È un dato in fin dei conti, cioè è un dato importante, perché è una crescita comunque significativa. È un dato in fin dei conti forse che era in qualche modo prevedibile, nel senso che durante lo scorso anno chi aveva intenzione di molte delle famiglie che avevano intenzione di acquistare casa hanno deciso, come è normale che sia di fronte a un acquisto di lungo periodo, di un investimento come quello della casa, di soprassedere e di attendere. Come sta procedendo, diciamo, tutta la campagna vaccinale, probabilmente anche all'abitudine della convivenza col virus, voglio dire, l'essere umano è una bestia molto adattabile, in fin dei conti e quant'altro, hanno probabilmente tolto dubbi a chi si era bloccato e ha proceduto, e quindi queste persone hanno proceduto con gli acquisti. Altra cosa secondo me molto interessante è il fatto che l'andamento dei prezzi è dovuto nel primo trimestre, cioè l'aumento dei prezzi, è dovuto in larghissima parte all'aumento dei prezzi delle abitazioni nuove. L'indice IAPB delle abitazioni nuove è cresciuto del 3,9% nel trimestre, e non è record storico perché credo che nel 2011 ci sia stato un più 4%, però siamo vicini. E anche questo è un dato che, tutto col senno di poi, è facilmente spiegabile, ovvio, però è un dato coerente con quelle che sono le nuove esigenze abitative, no? Come diceva il relatore prima di me, scusatemi per i nomi, ho
o un'idiosincrasia, mi dimentico, cioè io mi presento, Francesco, mi dimentico immediatamente. Francesco, grazie mille, come diceva Francesco, effettivamente l'interesse e le abitudini di acquisto, le preferenze anzi di acquisto in questo caso delle abitazioni sono cambiate. La casa non è più soltanto quella che si intendeva fino a prima della pandemia, cioè una sorta di cuccia rifugio prima di scappare fuori, vivere fuori, ma ci sono bisogno di nuovi spazi, soprattutto nuovi spazi all'aperto, ed effettivamente l'usato in Italia, che rappresenta comunque la maggior parte del patrimonio immobiliare italiano, credo che oltre l'80% risalga prima degli anni 80, no? Del patrimonio immobiliare italiano, non è adatto a queste nuove esigenze. Perciò la gran parte della richiesta è andata su abitazioni nuove che effettivamente rispondono, hanno spazi probabilmente più vivibili, hanno anche la possibilità di, oltre alle metrature, anche la possibilità di ambienti esterni, che siano terrazzi, balconi o giardini, e che rispondono più a queste esigenze. Per quanto riguarda il futuro, tutti gli esperti dicono che il mercato è ben impostato. Io direi che ci sono da attendere alcune cose per poter fare previsioni, non fate soltanto di speriamo che. In primo luogo bisognerà vedere effettivamente l'efficacia della campagna vaccinale, soprattutto con le nuove varianti e quant'altro. Nel senso che i dati adesso ci dicono che seppure la copertura contro la malattia non sia al 100%, la copertura, la capacità del vaccino di prevenire i casi gravi e molto gravi sembra molto alta. E questa è una cosa alquanto positiva, perché effettivamente il lockdown era servito proprio per, dal punto di vista molto pratico, e purtroppo Bergamo, come Francesco avrà sperimentato anche sulla propria pelle, è stato un caso addirittura scioccante, evitare che si bloccasse il sistema sanitario d'emergenza, i pronto soccorsi e quant'altro. Il fatto che appunto la gravità della malattia stia diminuendo probabilmente rende anche più gestibile la questione sanitaria e quindi la crescita e la funzione economica del paese, e questo è fondamentale e necessario per qualsiasi crescita economica, compresa quella dell'immobiliare. Uno dei dati che io vorrei stare a vedere prima di confermare la positività, che comunque corna facendo, bla bla bla, abbiamo toccando ferro, legno, tutto quello che volete, abbiamo tutti, è vedere come andrà lo sblocco dei licenziamenti, scusate il gioco di parole. Effettivamente, voglio dire, l'acquisto di un'abitazione è un acquisto che implica una spesa, un investimento di lungo periodo, periodico, essenzialmente tramite mutuo, e implica quindi una capacità di far fronte agli obblighi continuata nel tempo. Il lavoro è essenziale, cioè voglio dire, è la base sulla quale si possono creare tutti i presupposti. Statisticamente, gli esperti di economia dicono che anche gli altri paesi, al di là del fatto che veramente pochissimi hanno fatto blocchi di licenziamento come in Italia, comunque ci sono altri paesi che hanno avuto forme più simili, diciamo, alla nostra cassa integrazione, o comunque a un tentativo di bloccare in parte i licenziamenti. Quando sono stati sbloccati non si è avuta evidenza di grandi falcidie di lavoratori. Bisognerà vedere un po' quello che succederà anche qui in Italia. Anche perché per il resto può licenziare delle persone. Sì, a parte il fatto, voglio dire, poi adesso evitiamo la retorica del padrone dalle braghe bianche, che sembra lì con la bava che cola, pronto a buttare fuori, eccetera, eccetera. In realtà le imprese sono fatte, voglio dire, da persone, ognuna delle quali contribuisce per con il proprio lavoro, a proprio livello e quant'altro. È ovvio che un'impresa deve stare in piedi, certo, se no è male per tutti, ecco. Mettiamola così. Io non sono pessimista, però voglio dire, vedremo quello che sarà. Ecco, le misure, scusami, non ti volevo interrompere, ma se no perdo la domanda. Le misure invece adottate, insomma, un po' ultimamente, questi elementi un po' di spinta come i bonus, e soprattutto parlo di quell'incentivo per i giovani, no? Per far acquistare i giovani
giovani sotto i 36 anni, quindi con queste misure, secondo te sono efficaci oppure è un po' la... Sono dei palliativi, quindi non... Io l'ho vista un pochino, stranamente, non l'avrei mai detta da parte di un governo ipertecnico come il governo Guido Draghi, l'ho vista un pochino come una cosa un pochino di propaganda, nel senso. I giovani non sono tutti uguali, ok? Non era vero come si diceva prima della pandemia che i giovani erano tutti ormai sorta di nomadi digitali che consideravano la casa un taxi, ci si sale, ci si sta sopra per quanto serve, si scende, si cambia, eccetera. Quella sono una parte dei giovani che sono probabilmente ad alta istruzione, hanno grandi aspettative di lavoro, hanno tipi di lavoro che consentono anche questa grande mobilità e i quali probabilmente, è vero, non hanno un grande interesse nell'acquisto della casa. Il paese però non è soltanto Milano, non è soltanto costituito dai settori più avanzati, è più complesso. Vedremo quali saranno i risultati. Effettivamente un pochino di mercato lo potrebbe smuovere. Se si stanno a sentire soprattutto i portali e i fornitori vari di mutui, pare che la richiesta di mutui da parte degli under 35 sia cresciuta molto nell'ultimo periodo. È richiesta, cioè come quando i portali che gestiscono gli annunci immobiliari dicono grandissima salita la richiesta dei tot locali. Sì, è richiesta. Poi l'effettiva compravendita, cioè voglio dire, anch'io spessissimo vado a vedermi le case da 2 milioni in su, sogno i miei 10 minuti e poi torno. Anch'io, famosi turisti, esatto, torno nella mia mediocrità e quant'altro, no? Eccetera. Un pochino sì, ma non credo che sarà questa grande spinta. Peraltro adesso, davvero, senza fare i retorici, probabilmente sarebbe meglio, più che incentivare l'acquisto della casa, finanziare una buona istruzione e strumenti per trovare dei buoni lavori, ok? Per i giovani. Faccio un altro esempio. Io non trovo scandalosa l'idea di passare, di introdurre la proposta fatta da Letta, di introdurre una sorta di tassazione in caso di successione per favorire i giovani, ok? Non lo trovo scandaloso, ma neanche dal punto di vista di liberale come mi ritengo, nel senso che, voglio dire, la tassa di successione dovrebbe in qualche modo favorire e riportare per quanto possibile su livelli simili, punti di partenza simili, le persone, a prescindere dalla provenienza della famiglia e quindi dalla provenienza economica, ok? Ciò che io trovo veramente sbagliato e da non solo contestare, opporsi con tutti i mezzi, è che la proposta è il solito regalino. Cioè, noi tassiamo e distribuiamo la mancetta ai giovani per... No, mi va benissimo, ma tassiamo per migliorare le scuole, migliorare l'istruzione e migliorare le possibilità di crescita dei giovani, non per dargli la mancetta che poi, vabbè, verranno magari, tornerà utile a per motivi di voto, però voglio dire, credo che per la crescita per il paese sia. Invece i vari bonus fiscali, Santa Polenta, sulle ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, tutti i bonus 110, tutte queste iniziative sul mercato immobiliare come agiscono? Facciamo una distinzione tra bonus 110 e i vari ecobonus, bonus facciate sul muro, bonus questo, bonus quello, eccetera, no? Eccetera. Il bonus 110% è stato presentato, secondo me, nel peggiore dei modi. È stato presentato come una cosa: oh, rifatte casa che ti danno i soldi, va bene? Perché addirittura te ne danno più di quelli che spendi. E non è così. Poi, credo che sia, per chi vive in condominio, credo che sia esperienza di tutti, tutti ci abbiamo messo il naso, tutti siamo scappati con la coda fra le gambe, perché è una cosa complicatissima, perché implica comunque mettere mani al portafoglio, non è vero che è tutto gratuito,
perché è una cosa molto impegnativa. Se allora sarebbe stato probabilmente più giusto presentarlo come l'obiettivo è quello di migliorare i consumi energetici, eccetera, delle abitazioni. Se quello è l'obiettivo per svecchiare un patrimonio immobiliare che è vecchio, allora forse sarebbe stato più onesto, ecco, come è stata presentata, come questa panacea per far crescere. Non ho sentore che stia andando così bene, ecco. Poi vedremo i dati e magari verrò smentito. La mia esperienza personale è stata questa. In assemblea di condominio, tutti con la bava sperando di, poi ha capito cos'era, tutti che tornano indietro. Bene, Vittorio, io ti ringrazio molto per grazie questa, a voi. Diciamo, fotografia e panoramica dal tuo punto di vista, che è sempre molto interessante. Ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a tutti. Spero di averti anche nelle prossime, insomma, iniziative che molto faremo. Volentieri. Ok, grazie mille. Grazie. Allora, intanto vedremo, abbiamo un altro ospite che ci parlerà, insomma, della sua città, di quello che sta succedendo nella sua città, ed è Luca Vitt. Da Bergamo andiamo a Como. Andiamo a Como, la città di Como, città che insomma conosco bene, sì, perché esatto. Quindi ti promuovo membro, Luca, così puoi parlare e vediamo un po' se riesci a collegarti. Ciao Luca, intanto come stai? Buonasera, grazie. Andrea, grazie Laura per avermi invitato, grazie per darmi l'opportunità nuovamente di rivolgermi insieme alle società promotrici, a voi soprattutto gli investitori di Trusters, per vedere e ragionare un po' su quello che è la situazione attuale nel mercato immobiliare, in particolare con riferimento nel mio caso a Como, e ovviamente avendo in mente che chi ci guarda è interessato in primo luogo a investire con Trusters. Io posso dire, visto comunque l'orizzonte temporale che abbiamo scelto, è quello dei primi sei mesi del 2021, potrei dire che c'è stato sicuramente un calo del mercato. Ora, magari gli altri forse hanno dato una visione un po' più ottimistica, io cerco di essere un po' più realista. C'è stato un calo delle allora c'è stato come un'interruzione nel processo fisiologico del mercato immobiliare, ed è durato praticamente per tutto l'inverno e per buona parte della primavera. E quando poi che è significato? Beh, le restrizioni significa che, diciamo, le restrizioni allo spostamento hanno portato a un calo delle visite, se non addirittura un blocco totale dell'attività in certi casi, perché se le regioni erano rosse non ci si poteva spostare all'interno della stessa regione da un comune all'altro. Quindi nel mio caso, se uno era di Milano non poteva andare a Como a vedere l'appartamento, poi che qualcuno lo facesse va bene, ma in realtà questo comunque ha portato a che le persone diciamo si spostassero veramente, se era molto importante. Poi questo aggiunto al fatto che comunque diciamo, se uno accende la televisione sento solamente notizie negativissime, probabilmente non è proprio portato a pensare a investimenti immobiliari. E Como poi è una meta turistica, perché quindi una fetta notevole del mercato immobiliare è rappresentato da seconde case destinate alle vacanze, ed è questo è Como e tutto il bacino del lago di Como. Durante il periodo appunto delle restrizioni, per esempio, tutti i turisti, quindi i non lombardi, sicuramente non andavano a vedere le case. E allo stesso modo, anzi ancora peggio, gli stranieri, perché Como attira tantissimi tedeschi, per esempio, ma anche inglesi, ovviamente ancora peggio. Diciamo, la fetta più grossa probabilmente sono i tedeschi, quindi non potevano venire. So che alcuni agenti immobiliari si sono organizzati e hanno fatto delle visite per telefono, magari è così.
cioè, si dà risalto a queste belle iniziative e poi si rimane come col pensiero che dice, vabbè, sì, è vero, fanno le visite per telefono, però in realtà i numeri sono molto molto piccoli, quindi no, sicuramente le visite per telefono non sostituivano quelle altre. E quindi io penso che per certi versi un po' a tanti livelli ce la raccontiamo. La realtà è che poi insomma, questo, tutto quello che è successo, anche se pensiamo all'anno scorso, cioè con la chiusura anche per esempio dei tribunali per chi comprava case all'asta, certo. Sono mesi che pesano poi sul... poi non è che dopo si recuperano, non si recuperano, perché se ti consegnano la casa, diciamo un appartamento acquistato all'asta per il blocco dei tribunali, te lo consegnano dopo 2 mesi e sono 2 mesi persi. Allo stesso modo, quando poi si riapre, che le restrizioni vengono tolte, non è che nel momento il giorno dopo in cui sono tolte, allora tutti vanno a comprare quel paio di scarpe che durante le restrizioni non hanno potuto comprare, e quindi nel primo sabato disponibile c'è un picco di vendite. Non è così, perché comunque nel momento in cui le restrizioni sono tolte significa che si ricomincia. Più o meno allo stesso ritmo di prima, non a un ritmo più veloce, perché comunque per comprare casa non è che basta andare all'agenzia, fa il rogito, la compri, forse deve prenderla in affitto, ma per chi la compra c'è tutto un processo che dura almeno settimane, almeno, cioè si prende l'appuntamento con l'agente immobiliare, si va a vedere il primo appartamento, si torna indietro, ci si pensa, e così ripetuto per il tempo. Quindi non è che si può dire allora poi dopo c'è stato diciamo un picco a restrizioni finite, c'è stato un picco poi delle vendite, ci può essere un piccolo, sì, cioè, può essere un piccolo rimbalzo magari perché erano già cose diciamo avanzate, magari c'era già un preliminare, già c'erano, insomma, erano già decisioni che stavano a uno stadio molto avanzato. C'è stato un impatto anche a livello di prezzi, di vendita? Ma questo un pochino sì, ma questo un pochino ovunque, perché comunque essendoci meno visite, e poi alla fine chi ha un appartamento, una casa in vendita, poi lo abbassa un pochino. Io comunque lo vedo anche soprattutto a Milano, che è un'altra zona in cui opero, vedo continuamente, diciamo, le zone che tengo più sotto controllo. Sono delle differenze tra... C'è continuamente un piccolo abbassamento dei prezzi in richiesta, e questo significa che non stanno vendendo, e quindi il proprietario... quindi questo significa, ma non necessariamente che è una tragedia, perché comunque, per esempio, nel caso di Milano, i prezzi forse si erano alzati un pochino più del, diciamo, di una progressione lineare, ecco. Quindi infatti ti stavo chiedendo se tu avevi notato delle differenze tra appunto il mercato di Como e il mercato invece milanese. Sì, forse direi questa, nel senso che comunque a Milano penso che erano negli ultimi, dalla fine del 2019 in poi, comunque erano un po' saliti tanto, soprattutto in certe zone, soprattutto certi formati, certi tagli, che sono poi quelli piccolini dei bilocali a uso investimento, a uso affitto studenti. È un po' come diceva uno dei miei colleghi precedentemente, sul bilocale, probabilmente perché era cresciuto più degli altri, era un po' il taglio considerato l'assedio circolare del mercato immobiliare, non è più tanto circolare. E, diciamo, questo io lo vedo meno a Como, perché comunque Como ha tanto spazio, cioè non è densamente urbanizzato, poi comunque il bacino del lago, anche per quanto riguarda il turismo, Como è un po' una conca, cioè chi vuole la vista lago magari va nel paesino che comunque, ecco,
ci ha un po' sperduto, comunque però ha la vista lago, perché è come un po' un anfiteatro naturale che si affaccia sul lago, quindi è un po' diverso. A Como comunque c'è più nella cultura quello di avere una casa con uno spazio verde, e questo è sempre stato, perché comunque diciamo da sempre, una tendenza maggiore comunque rispetto a Milano. E beh, io ho comunque un'operazione in corso, che è un appartamento che comunque ha uno spazio all'aperto, quindi diciamo anche che su quello sto, non vedo, non c'è una difficoltà. Io sento anche molte persone a Milano, essendo io di Milano, sento molte persone che prima erano orientate ad acquisti su Milano e poi con la pandemia eccetera invece si sono proprio orientate a no, usciamo, andiamo in posti più codici, lago, mare, quindi hanno proprio cambiato insomma. Beh, anche perché poi Milano comunque non è fatta solo dai milanesi, anzi, cioè, mentre magari a Como più o meno... cioè a Como diciamo va bene, c'è la fetta dei turisti, ci sono i comaschi e poi c'è o i transfrontalieri oppure chi va a vivere a Milano, ma però scusate, chi va a lavorare a Milano, chi lavora a Milano però comunque sempre tendenzialmente un lombardo che ha scelto, diciamo, che originario della zona fra Milano e Como, mentre Milano ha persone di tutta Italia veramente. Alcuni sinceramente hanno sempre sofferto di stare a Milano, quindi io conosco anche, volevo insomma fare una battuta, conosco persone che magari vengono da posti più ridenti col mare a due passi, tipo la Puglia, e loro dicevano meno male che ci sei iniziato lo smart working, io quasi quasi mi trasferisco lì, vado il meno possibile a Milano. E quindi questo qua, delle conseguenze poi le porta, cioè io gli ultimi appartamenti che ho venduto, cioè, direi quasi tutti, insomma, negli ultimi tempi erano sempre appartamenti di persone che non erano originarie di Milano, erano nella fascia d'età fra i 30 e 45, avevano iniziato a studiare e lavorare poi a Milano, e anche con l'aiuto magari dei genitori che acquistavano un bilocale. Questo era uno schema che si è ripetuto tanto. Luca, adesso... se tu avessi una bacchetta magica, no? Che cosa faresti per cercare così di migliorare questa situazione per il settore immobiliare che tu vedi insomma una certa difficoltà adesso? Che cosa faresti? Che cosa bisognerebbe fare secondo te per aiutare un po' questo mercato? Beh, allora, collegandomi a quello che ho detto prima, Se si potesse in qualche modo instillare un po' più senso di fiducia e anche non cambiare le cose da un giorno all'altro, perché quello io penso, poi uno sa, perché nel senso l'uomo si abitua a tutto, no? anche se, però se uno dice prima un giorno, no, allora oggi apriamo, poi chiudiamo, poi apriamo, poi chiudiamo, la gente, cioè, alla fine sta in casa perché dice oddio, come andrà a finire? Poi ecco, anche un altro mio collega ha citato il fatto che dal punto di vista economico comunque, diciamo, abbiamo dei, possiamo presagire, abbiamo dei buoni auspici, cioè ci stiamo un po' rincuorando, però di fatto ancora non è che si è visto niente di particolare, anzi ci potrebbe essere il discorso del blocco dei licenziamenti che viene tolto, che effettivamente, io infatti lo dico anche magari quando sto con degli amici e mi chiedono tu come la vedi per riguardo al mercato immobiliare, a parte il fatto che comunque noi bisogna essere onesti, cioè diciamo, ecco, guardiamola, no? Siamo esperti magari della nostra nicchia e quindi poi magari allarghiamo un pochino le competenze e le considerazioni, quindi non voglio assolutamente essere presuntuoso. Però certo dico, effettivamente col blocco dei licenziamenti cosa succederà, però capace anche che vediamo anche che questa è una cosa che viene poi compensata, insomma, quindi non
Ecco, sono cose, ecco, che alla fine sono ragionamenti che possono fare tutti. Certo. Io magari sono più abituato a farli, quindi li metto più in fila e li posso esporre, ecco, però non è che dico niente di... Ok, Luca, come al solito molto lucido su quello che sta succedendo, insomma, nella tua area, quindi nella zona in cui tu operi, quindi mercato piuttosto, insomma, lento, è insomma un momento di difficoltà, però mi sembra di capire che la proiezione sia comunque vediamo cosa succede, se tutto va come deve andare, sì, ci sarà una ripresa lenta, ma insomma inevitabile, perché come dicevi prima le cose non cambiano da un momento all'altro, o comunque non è così per la città di Como. Grazie Luca. Grazie. E grazie a voi. Torniamo, abbiamo fatto questo parallelismo con Milano, quindi direi possiamo passare a Milano, quindi abbiamo due esperti per Milano, due amici di Trusters che appunto hanno proposto diverse iniziative immobiliari, quindi abbiamo Federico Donda e Alessandro Mallamo, quindi avremo due punti di vista su uno stesso mercato, quindi per una città importante come Milano appunto abbiamo pensato di... Chissà se saranno allineati o meno. Questo mi incuriosisce per capire appunto come... qual è il loro punto di vista. Tanto Luca ti riporto allo status di... Ho capito che posso riportarti a ruolo di spettatore, quindi non ti butto, non ti censuro a vita. Ok. Allora, ciao Alessandro. Ciao. Ciao ragazzi, ciao Laura, ciao Andrea. Ciao. Che bella polo verde salviniano. È vero. Verde speranza, ragazzi. Verde speranza. Okay. Non il ministro, però. Allora, Alessandro. Alessandro, sei in buona compagnia perché sei con Federico Donda e non so se hai mai avuto l'opportunità di conoscerlo, quindi diciamo tuo collega, quindi anche lui nel mercato immobiliare milanese, quindi tra l'altro opera anche abbastanza vicino a te, quindi collega, tra virgolette, anche concorrente. Quindi Federico, tanto benvenuto anche a te. Ricordiamo Alessandro Mallamo, M9 Parma. Esatto, Alessandro Mallamo, io lo do un po' per scontato, diciamo di M9 Management, il nostro amico. Tra l'altro forse record di iniziative raccolte, di iniziative rimborsate con puntualità, quindi M9 diciamo che se fosse nella classifica delle società per... Perché la faremo questa classifica, attenzione. Esatto, diciamo sempre rimborsato con puntualità, quindi diciamo che da noi fin dagli inizi. E Federico, ciao Federico, tanto ti vediamo. Barba sempre più lunga, Federico. Sì, finché non finisce la pandemia non la taglio. È una presa di posizione questa. Bene, anche tu verde speranza, però con gli occhiali, non con la maglia, però insomma. Quindi... La speranza sempre deve esserci, ci mancherebbe. Fantastico. Allora, come ti dicevo, Federico, come dicevo prima Alessandro, ci interessava il punto di vista da due esperti sulla stessa città importante che è Milano. Città importante anche per Trusters, perché la maggior parte dei deal che sono stati finanziati arrivano da lì. Quindi magari iniziamo proprio da te, Federico, e poi riportiamo le stesse domande anche da Alessandro. Quindi innanzitutto abbiamo deciso di fare un focus su quello che è stato il passato, su quello che è stato questo presente, magari in questo primo semestre del 2021, e un pochino in quello che... sono le tue aspettative dal tuo punto di vista. Quindi innanzitutto impatto Covid è venuto a dirlo devastante, ma insomma anche una città come Milano, cosa è successo e qual è appunto la tua visione, insomma? Allora, al di là della mia visione, diciamo che i dati oggettivi che ci arrivano è che negli ultimi 12 mesi, e qui 12 mesi di pandemia pura, piena e consapevole, ahimè, il mercato di Milano ha fatto il più 2,5-2,6%, okay? Per cui il dato ufficiale che arriva è sicuramente un dato positivo, cioè anche in un momento molto complicato, per usare un eufemismo,
la città, il mercato immobiliare di questa città ha risposto bene. Quello che leggiamo, andando un po' più a fondo, diciamo, del dato aggregato, è quello che il mercato si è splittato totalmente in due binari. C'è un binario delle case, chiamiamole per famiglie, per cui 3-4 e più locali, che sta andando non bene, benissimo, cioè ci sono qualunque nuova iniziativa, qualunque ristrutturazione, anche il mercato dell'usato sta andando molto oltre le aspettative. Mentre il mercato, che è sempre stato un mercato forte, importante, trainante per Milano, che è il mercato invece dei bilocali e monolocali, è quasi totalmente immobile, o si sta muovendo, o si è mosso, diciamo, perlomeno fino al mese scorso, molto 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 lentamente. Il perché è abbastanza facile da individuare, ecco, non è un mistero. Il motivo è che quel tipo di mercato va su due tipologie di utenze. Una è l'utenza dell'investitore, per cui chi compra per mettere a reddito. Come mette a reddito? Mette a reddito con il mercato degli studenti, che da un anno non esiste più, okay? Mette a reddito col mercato dei trasfertisti, che da un anno non esiste più, un mercato enorme a Milano, di chi viene e magari ha un anno di contratto, cioè chi sta entrando nel mondo della macchina lavorativa e ha contratti a termine, che magari poi proseguiranno, però all'inizio cosa cerca? Cerca un appartamento da affittare, arriva da fuori Milano e ha bisogno di un posto dove stare. Per cui, e va in parte, e all'altra parte invece sul mercato di chi affronta la prima casa, per cui 30-35 anni, già entrati nel mondo del lavoro, con un contratto o una professione più o meno stabile, con il supporto magari da parte dei genitori che affrontano la prima casa. Questi due mercati sono ma evidentemente bloccati, cioè comprensibile, come dicevo, non è un mistero. Gli studenti forse a settembre torneranno, ma delle dichiarazioni ufficiali non ci sono ancora state. Gli uffici, le grandi società che ancora oggi stanno lavorando principalmente in smart working non hanno ancora dato, come invece è stato per dire in America, dei segnali forti di dire dal primo settembre tutti in ufficio, fine del gioco dello smart working, perché abbiamo capito, questo ahimè l'hanno capito un po' tutti, smart working non si lavora e non si è efficienti ed efficaci poi ogni tanto, un giorno alla settimana, cioè come posso dire, abbiamo scoperto degli strumenti che prima non conoscevamo e continueremo a utilizzarli, però sicuramente non è un modo efficace o efficiente per lavorare. Finché non arriveranno questi segnali dai grossi gruppi, dalle grosse aziende, ovviamente posso comprendere uno che stava decidendo di comprare casa, dice ma sai adesso sono al paesello a casa, la mamma mi fa da mangiare, non è che mi frega di tornare a Milano e cercarmi un appartamento. Detto questo, per cui capito qual è il problema, abbiamo un mercato forte che è il mercato dei trilo quadri e anzi ancora più forte sul lusso, per cui in centro a Milano case da un milione e mezzo, 2 milioni e più, c'è la fila per andare a comprarle. Poi da dove arrivano i soldi non lo so, però vi assicuro che c'è la fila per andare a comprare. Case per famiglie, soprattutto il nuovo, anche lì prenotazioni con caparre, case magari consegnate fra 2 o 3 anni, attenzione, perché poi si sta vendendo tantissimo sulla carta, a volte addirittura prima di aver acquistato l'area, cioè si vendono appartamenti su compromessi, parliamo proprio di nuovi sviluppi. Mentre il mercato storico del bilocale, del monolocale, o per il reddito o per diciamo, il primo ingresso nel mondo dei proprietari immobiliari, è in questo momento molto molto rallentato. Ad essere onesti, abbiamo visto nell'ultimo mese una ripresa, seppur non entusiasta, però una ripresa di questo mercato, proprio perché qualcuno ha capito che da settembre le cose dovrebbero cambiare. Poi magari non è settembre, sarà ottobre, però non dovrebbe essere molto, molto più là nel tempo. La fiducia bisogna averla, perché posso dire, ci siamo vaccinati tutti o quasi tutti, o comunque il piano vaccinale sta andando molto bene, comunque abbiamo imparato in parte a convivere, a fare più attenzione e quant'altro, per cui dobbiamo aspettarci, che se non è agosto di sicuro no,
diciamo, se non è settembre, con ottobre le cose dovrebbero tornare alla normalità. E allora anche quel mercato ripartirà e la mia lettura, poi magari sbaglio, è che ripartirà molto più pimpante di prima, perché noi abbiamo continuato a fare delle cose, ma abbiamo visto tante operazioni ferme, colleghi, conoscenti che vanno, aspetto, vedo, faccio partire. Per cui si rischierà, dopo sei mesi perlomeno di congelamento del settore dei piccoli e medi appartamenti, si rischierà di non avere prodotto abbastanza per la richiesta che sarà di colpo. Diciamo, questa è la lettura del mercato, che è una lettura che vorrei fosse realistica, cioè con dei dati alla mano, anche con un po' di positività. L'importante è sempre capire il motivo, no? Una volta che capisci il motivo di perché magari qualcosa non funziona come funzionava prima, poi si riesce a porre rimedio, a capire quando potrà tornare in naturalezza a funzionare come prima. Posso farti una domanda da tra virgolette fruitore di questa città, no? A me sembra di leggere un po' di stanchezza, non lo so, è come se mi sento dire sempre più spesso ci vediamo a settembre, ma una volta me lo sentivo dire il 15 di luglio, non il 15 di giugno, cioè ho un po' visto la gente, come dire, appena c'è stata la possibilità di lasciare un po' andare, come dire, non trovo quella. Ma io ho letto assolutamente questa cosa fino a un mese fa, cioè Milano, che al di là del mondo lavorativo, però è una città ludica, fortemente ludica, certo, tanto da offrire, non l'ha potuto offrire per un anno, no? Per cui dall'aperitivo ai mille ristoranti, alle mille attività, alle mille cose da fare, non c'erano, era tutto chiuso, per cui ovvio che la gente scappava, tutti scappavano, perché onestamente vai a lavorare o stai tutto il giorno in casa a fare Zoom come stanno facendo noi adesso, vedi l'ora di poter andare in montagna, in campagna, al mare, cioè scappare un attimino dalla città. Già quest'ultimo mese con la riapertura io ho visto un atteggiamento diverso, cioè il weekend io vado quasi sempre via, mi è capitato, ma perché dovevo fare il vaccino di sabato, di rimanere a Milano un paio di weekend fa, e devo dire che la città era pienissima, attivissima, gente in giro, non c'era un posto a un tavolino, pur essendo decuplicati i tavolini all'aperto, per cui secondo me quello, siamo già nella rotta giusta. Okay. Poi, come posso dire, è una mia lettura personale, però in effetti Milano, il mare non ce l'abbiamo, il lago neanche, le montagne, è tutto vicino ma niente qui. Per cui se ti tolgono anche il fatto di uscire a farti un aperitivo dopo il lavoro o a vedere qualcosa, cosa ci stai a fare? Cioè, lo capisco, no? O se addirittura se il tuo ufficio è addirittura chiuso e ti è arrivata una mail dicendo ci vediamo a settembre, forse, ecco, se puoi te ne vai, perché se no i negozi chiusi il sabato e la domenica, neanche, come posso dire, la soddisfazione dello shopping compulsivo. È normale che succeda questa cosa. Adesso però io veramente spero, ma inizio a leggere dei segnali che con settembre le cose inizino a ritornare davvero alla normalità e probabilmente poi riprenderanno una velocità. Dobbiamo farci trovare preparati. Bene, adesso vediamo se anche Alessandro Malla la pensa nello stesso modo, se ha una visione diversa da Federico. Quindi Alessandro. Io sì, mi sentite? Io ho la telecamera che ecco, adesso funziona. Ogni tanto si spegne, sì. No. Però ti sentiamo bene. No, intanto dico che condivido un po' la chiave di lettura sia di Francesco e Luca per Bergamo e Como, e anche quello che ha appena detto Federico per Milano. Ora, per non ripetermi su quello che è stato già detto, provo a dare una mia visione un po' più d'assieme. Intanto c'è una notizia secondo me positiva che un po' hanno tutti detto analizzando questa crisi, cioè il Covid non è una crisi strutturale, non è il 2010, il 2011, il 2008 con Lehman Brothers, no? Allora, mi spiace ma la telecamera non so perché mi butta fuori, però se mi sentite vado avanti con l'audio. Sì, ti sentiamo, non ti preoccupare. È una crisi, quelli che parlano bene dicono shock driven, no? Cioè sostanzialmente il sistema ha preso una sberla, una grossa sberla,
ha creato delle situazioni asincrone, però la struttura scheletrico-muscolare che avevamo prima continuiamo ad averla. Avremo soltanto qualche livido, qualcosa, e quindi magari la gamba recupererà con i suoi tempi, la spalla con altri tempi. E si sono accelerati un po' dei trend, no? Quando parliamo di mercato del lavoro, no? Il blocco dei licenziamenti, si parlava prima, lo citava Vittorio, è stata una manovra, voglio dire, contestuale per cercare di arginare un rischio, ma che il mercato del lavoro fosse in crisi, che posti di lavoro nelle grandi e medie aziende si perdevano, era già cosa nota da prima, no? Ce l'ha insegnato forse proprio la crisi del 2010-11, e quindi convivere con un regime di incertezza che ci ha cambiato culturalmente e poi ci siamo abituati a gestirlo, era una cosa che già c'era nota. In una città come Milano, come dire, non più tanto comfort per una classe media che sempre meno è presente, era già un trend che c'era prima, no? E quindi giustamente Federico dice: le case da 1,5 milioni in su c'è la fila, perché sei nel vero mercato del lusso, ma tutto quello che prima era dai 150 ai 250 metri nelle zone semicentrali è mission impossible oggi, no? Perché manca, come dire, il target finale. E ci sono però dei dati positivi, secondo me importanti, prima di tutto perché la struttura del mercato è forte, era forte e rimane forte, i suoi macro trend restano quelli, quantomeno per Milano, che comunque Milano purtroppo non ce la fa da sola a reggere un comparto immobiliare, il paese ha bisogno di tutta l'Italia, no? E i problemi probabilmente più grossi stanno fuori Milano, abbiamo delle realtà, anche delle città dove ormai i costi al metro quadrato sono inferiori ai costi di costruzione, quindi comincia a esserci un problema. Abbiamo la maggior parte dei centri che hanno una popolazione residente in crescita, quindi una delle prime leggi di mercato: se ho meno persone che saranno residenti per un motivo o per un altro, lì ci sarà sempre un surplus di mobili. Milano non è così, grazie a Dio, no? Flussi di business destagionalizzati, flussi turistici destagionalizzati, popolazione residente in crescita. Milano ha un problema, come tutte le città, la composizione degli spazi, cioè lo stock immobiliare esistente, che è il grosso che c'è in Italia, non rispetta e non rispecchia le esigenze del cliente, quindi devono essere ricomposti. E questa cosa ha fatto sì che durante la crisi, è venuta emersa in maniera plateale, il mercato si è spaccato, sì, il numero a livello aggregato ci dice che ha fatto più 1,5% sul prezzo, ma nella realtà, se andiamo a guardare zona per zona, vedi che ci sono zone dove si vendono tipologie, zone dove non si vendono altre tipologie, e soprattutto se spacchi usato e nuovo, nel nuovo ci metto il nuovo costruzione, ma anche il pari al nuovo, cioè tutte le operazioni di sviluppo che facciamo noi, è una situazione totalmente diversa. Il nuovo arretto ha fatto più 4% in numero di compravendite, quindi comunque ti dice un trend che già era in atto, che il mercato immobiliare si sta professionalizzando, come è successo in altre industry 10 anni fa, 20 anni fa. L'usato diventerà sempre di più un mercato povero, pensate all'automotive, e sempre di più, una volta si andava a comprare le macchine ai salonisti, oggi nessuno di noi penserebbe di entrare più da un salonista, no? Oggi c'è il programma Audi prima scelta, ti danno l'usato garantito 5 anni, se la macchina ha più di X chilometri il concessionario non la tratta più, quindi il mercato si sta professionalizzando fra i professionisti, ingegneri, architetti, professionalizzando fra i broker, professionalizzando fra gli sviluppatori, gli investitori, si sta professionalizzando anche con le forme di investimento, Trusters ne è un esempio, con le normative che poi seguono a ruota. E quindi il dato secondo me da questo punto di vista è positivo. È successo questa sberla, questo shock ha creato delle asincronie e le abbiamo viste tutte da marzo del 2020 ad oggi. Milano ha dimostrato nei fatti di avere un'inerzia molto bassa nel recuperare e nel rifermarsi, quando poi facevano, mi ricordo chi faceva l'esempio prima, se Luca o Vittorio, che cambiavano di DPCM in DPCM le regolamentazioni, e quindi tu, no? Freno, frizione, acceleratore, partivi, frenavi. Milano l'ha dimostrato, noi siamo passati da marzo e aprile chiusi in casa, si è inchiodato tutto, sì, poi diranno abbiamo fatto i soliti che dicevano fragole e champagne lo stesso, vendiamo le case su internet con i virtual tour, no, ha accelerato anche quello un processo di
utilizzo di tool nuovi, e grazie a Dio anche questo ha contribuito alla professionalizzazione. Oggi non c'è più un annuncio su un marketplace di riferimento, che sia Immobiliare, Casa.it o Idealista, senza un 360. Quindi tutte queste cose contribuiscono. Non vedi più un'agenzia immobiliare che non abbia tutti gli annunci fatti nello stesso modo, con i rendering giusti, eccetera. Cioè, c'è una grossissima velocità di professionalizzazione del mercato. Però si è inchiodato. Poi maggio, giugno, piano piano è partito. Poi a Milano si è diviso, perché a luglio o anche a giugno chi poteva è andato via. Noi facciamo soltanto come M9 e tutte le società nostre partecipate o correlate, facciamo solo small unit, quindi noi facciamo soltanto bilocali, trilo e quando proprio non riusciamo dei mono. E tutti i pezzi fino a 250.000 euro si sono venduti l'anno scorso, anche a giugno e a luglio, perché chi aveva un lavoro e doveva fare un mutuo è rimasto in città. I bilocali da 400.000 euro, 350.000 euro in su non si sono venduti perché erano tutti in vacanza. Poi a settembre è stato bellissimo, perché pensavamo di avere ucciso il Covid, sono tornate le scuole, sono tornati tutti, 100% della popolazione a Milano. Settembre e ottobre si è praticamente lavorato come quasi prima del Covid, all'80%, sia in ritmi di vendita che in prezzi, che in numero di visite, eccetera. Poi si sono inventati quella roba bella dei semafori, arancione, gialla, zona rossa, eccetera, per cui inchiodata stile Carlos Sainz padre nei tornanti dei mondiali rally di una volta, e si è inchiodato tutto a ottobre. Ottobre, novembre, Natale, volevamo tutti andare a Natale. Dopo, con l'arrivo della Befana, piano piano ha cominciato a ripartire il mercato. Poi finalmente abbiamo visto la luce fuori dal tunnel, le vaccinazioni. Oggi il dato almeno nostro positivo è che l'investitore, noi facendo solo delle small unit, siamo per metà sul mercato immobiliare premium, cioè giovane, come dico io, con lo sponsor alle spalle. Poiché sia un grosso sponsor, un piccolo sponsor, sempre sponsor è. Ormai è l'eccezione chi lo fa con le sue forze, anche perché a Milano dobbiamo ragionare per budget. A Milano sotto i 200-250.000 euro non compri niente, che è una cifra che ormai per l'80% o 90% degli italiani è difficile mettere assieme in una vita di lavoro. E quindi metà è user chooser, l'altra metà era l'investitore con un asset class alternativo. L'investitore era scomparso. Da gennaio-febbraio è tornato, adesso è tornato in maniera importante perché deve impiegare i suoi capitali. Gli affitti che si erano inchiodati avevano spaventato tantissimi proprietari che avevano gli immobili bilocalini a Milano affittati, short, medium o in maniera classica, avevano alcuni messi in vendita. Adesso c'è la presa, l'assalto alla diligenza, perché a settembre hanno ufficializzato, grazie a Dio, la ripartenza di tutte le università in presenza, le business school, le scuole professionali di design che a Milano sono importanti, e quindi gli affitti stanno di nuovo ripartendo e sono ripartiti subito i canoni. Questi sono segnali, sono importantissimi. Cioè a settembre-ottobre, quando pensavamo di aver ucciso il Covid, Milano è ripartita alla velocità della luce. Oggi che sono ripartite le scuole, è ripartita, no? Cioè ha un'accelerazione, quindi vuol dire che il sistema risponde, che i muscoli sono rimasti lì con la struttura scheletrica dietro, per cui si riparte. Il fatto della tipologia delle grandi, noi questi fenomeni migratori di soggetti che abbandonano la metropoli per andare a fare una vita agreste e bucolica non l'abbiamo visti. Cosa è cambiato? Direi una bugia se oggi noi non abbiamo tantissime persone che ti chiedono: ma posso avere la stanza in più trilocale? Poi però se non hai i soldi, non hai i soldi, cioè è oggettivo il tema. Se vorrei il terreno, è chiaro che noi abbiamo adesso abbiamo in questo momento una sessantina di alloggi in vendita, siamo da un mese e mezzo di nuovo a ritmi di due vendite a settimana. Oggi abbiamo venduto un seminterrato in via Melchiorre Gioia a 370.000 euro, però vicino il Corso Como. E quindi si vende il seminterrato, ma ci hanno preso d'assalto in Viale Mozzo, dove abbiamo un'iniziativa di 12 unità tutte con terrazzo, giardinetto, eccetera. La realtà però è che nessuno ha abbandonato Milano l'esigenza di stare nella metropoli per andare fuori. Sono casi eccezionali. Abbiamo visto delle piccole migrazioni interne, cioè chi aveva il trilocale in Viale Piave
che viveva in quattro stretto, lo ha venduto e ha preso 130 metri in Piazzale Loreto, però si è spostato, come dire, di un anello sulla circonvallazione. E, il, tant'è vero che i numeri dicono che a Milano si è ridotta la superficie media venduta, pur essendo aumentato il prezzo. E il bilocale, che tutti ce l'hanno questo bilocale, nella realtà il bilocale nel 2019 a Milano valeva il 48% del mercato e nel 2020, l'anno del Covid, vale il 46%. Ora, io non sono un matematico, preferisco un ingegnere, quindi per me 48 uguale 46. Per cui resta l'incontrastato leader del mercato e resta un asset class da investimento importantissimo. Oggi compra un bilocale a Milano sul terzo anello, dal terzo anello in poi gira sopra il 5% di redditività, se lo prendi all'Arco della Pace o in zone più pregiate, sei più protetto sul capitale e giri comunque al 3,5% sul, di redditività, roba che nessun asset class tradizionale finanziario in questo momento è in rapporto rischio-rendimento è in grado di darti. Quindi il mercato secondo me ha dei fondamentali solidi. Milano si deve interrogare sul target, non essendo più una città e non penso che lo sarà a breve per la classe media. Federico lo descriveva benissimo prima quando parlava delle grandi superfici, però ci saranno tutte le città sull'asse dell'alta velocità. Cioè, secondo me nei prossimi anni città come Piacenza, Torino, Bergamo, che comunque sono nei 40 minuti di treno ad alta velocità, potranno esplodere, perché lì sì, certamente si cerca il terrazzo, perché hai il budget che ti permette di comprare il terrazzo. E questo è quello che stiamo vedendo noi in questo momento. Non siamo però ancora ai livelli del pre-Covid. Cioè, certo, le visite, almeno noi, su tutti i vari cantieri, in questo momento stiamo girando al 50% dei volumi di visite rispetto a prima del Covid, però i prezzi, noi proposte indecenti non abbiamo avute. Quello che si sta vendendo a prezzo corretto, con le stesse trattative che si faceva prima e adesso anche con delle... il tasso di chiusura è migliore, perché in questo momento da 2-3 mesi stiamo vendendo ai ritmi del pre-Covid facendo meno visite, quindi vuol dire che comunque i clienti sono più in target, più convinti e più committed sull'acquisto. Bene, ottima analisi anche da parte di Alessandro. Alessandro e Federico, intanto vi ringrazio per questi punti di vista che insomma non sono così diversi, anzi convergono per molti aspetti, quindi grazie Alessandro molto. Alessandro mi ha dato anche tanta speranza di spionare un locale, quindi... Ah sì, certo. A proposito del color verde speranza. Ok, quindi vabbè, ti puoi rivolgere a Federico e Alessandro nel caso, sai dove poter andare a trovare la prossima soluzione. Allora, grazie, vi passo diciamo in modalità spettatore, grazie di nuovo. Alessandro ha accennato appunto a quelli che sono dei trend anche in vicinanza, cioè diciamo sulla traiettoria vicino a Milano, e ha parlato ad esempio di Torino che diciamo abbiamo iniziato a conoscere grazie anche a delle società che sono diventate diciamo nostri partner, anche nostri amici insomma in questa avventura di Trust. Parliamo quindi... di Mobile Trade. Esattamente. Allora, e dovremmo avere Daniele Cattaneo con noi. Sì, Daniele. Io non riesco a mettere Alessandro. Allora, Daniele, ecco sì, allora Daniele Cattaneo intanto di Mobile Trade, che tipo nuovo membro, con Silvia. Anche Silvia, esatto, perché avevo visto anche lei, quindi eccoli qua, quindi ciao Daniele, ciao Silvia, grazie intanto del vostro tempo, del vostro spazio, spero che sia interessante anche per voi questo, diciamo, questo momento di scambio di pareri anche da parte di colleghi, no? Quindi credo che sia interessante per gli iscritti di Trusters, ma credo che sia un momento utile anche tra operatori, esatto, del settore, con il quale insomma confrontarsi su diversi luoghi nel quale si opera. Ciao Silvia, intanto ti vedo benissimo. Buongiorno a tutti. Io ho messo come sfondo la città di Torino. Mi sembra giusto. Okay.
che ho fatto... Finalmente abbiamo anche una donna, mi sentivo un po' sola. In esatto, una donna... A parte gli iscritti che vedo che ci sono numerose donne iscritte. Tanto Marina dice che gli piacete tanto, non perché è torinese, ma gli piacete tanto, quindi insomma iniziano a arrivare anche i complimenti insomma da parte dei nostri partecipanti. Marina anche... un'amica di Trusters di lungo periodo. Peraltro ha rilasciato anche proprio recentemente una testimonianza. È stata la nostra prima testimonianza, esatto. di Trusters. Okay. Daniele invece non lo vedo, vediamo un po' se riesce a collegarsi o ha problemi. Buonasera a tutti. Ciao, benvenuto. Ciao. Siamo curiosi Grazie. Di sapere com'è la situazione a Torino del settore immobiliare. Come insomma l'avete vissuta fino adesso e come sarà, come vi immaginate che sia allora vai tu Daniele, vai. Sì, va bene, vado io. Ma allora diciamo che su alcune cose possiamo essere d'accordo con i colleghi delle altre città, ossia quello che oggi è il monolocale e il bilocale sono delle realtà legate, parlando di Torino, più che altro agli studenti, all'università, quindi hanno patito un pochettino. Però dall'altra parte penso possa essere un segnale di conforto, negli ultimi 15 giorni comunque sono aumentate le visite in quelli che erano gli appartamenti che avevamo pensato per quel tipo di utenza, quindi comunque il mercato si sta muovendo. Dove abbiamo patito di più forse non è tanto nelle vendite degli appartamenti piccoli o grandi che fossero, ma sicuramente il Covid ha portato ritardi nelle pratiche comunali, ad esempio, perché comunque tutto l'apparato comunale di Torino, ma come ritengo in tutte le altre città d'Italia, l'80%, per non dire il 100%, lavorava in smart working, quindi comunque ricevevi delle lettere da parte del comune che già solo per incominciare, per risponderti, dai classici 30 giorni si passava ai 60, quindi comunque vuol dire il 100% in più di tempo che uno deve aspettare. E questa è stata una problematica che abbiamo vissuto noi come tanti altri colleghi. Detto questo, quando capisci le nuove regole del gioco ti adatti e quindi giochi secondo le nuove regole del gioco. Pertanto lo spirito di adattabilità in questo momento, dove ci sono state per tutti molte incertezze, diciamo che è stato fondamentale, quindi essere camaleonti in questo caso è molto importante. Quindi abbiamo comunque risolto le problematiche di comunicazione, adesso poco per volta si sta più o meno tutto normalizzando, quindi anche perché come all'inizio per esempio per tutti era non normale mettere la mascherina in un locale chiuso, oggi è assolutamente normale, quindi ci siamo abituati e nessuno ci fa più caso, quindi lo spirito di adattamento è stato da parte di tutti molto, molto importante. Lato invece vendite, direi che noi non possiamo dire di aver avuto flessioni né sul numero e né sulle cifre, quindi comunque tutto quello che ci eravamo prefissati è stato e si sta diciamo vendendo con i numeri che ci eravamo preposti. Forse appunto su quelli che erano certe operazioni dove attendevamo permessi dal comune diversi da una semplice scia, siamo andati un po' più lunghi da questo punto di vista. Quindi abbiamo compromissato gli appartamenti, ma abbiamo dovuto aspettare a farli perché comunque mancavano i permessi. Quindi questa è stata un po' la situazione paradossale che abbiamo vissuto e in parte stiamo ancora vivendo. Da questo punto di vista direi che però le vendite stanno andando bene, come stanno andando bene anche le acquisizioni. Diciamo che la mia vuole essere una battuta, ma se deve andare male dico che continui ad andare così, perché comunque cioè, i risultati ci sono,
le operazioni se ne trovano, diciamo, sempre di più, però bisogna fare sempre di più attenzione, perché la location è sempre più importante, quindi location è tipologia di immobile. Sicuramente un po' di metratura in più serve sempre, quindi anche a livello di, per esempio, se parliamo di un trilocale, magari un trilocale da 80 metri è più gradito di un trilocale da 65, ma non è che mi ha scoperto l'acqua calda, questo da sempre, però sempre di più, se poi ha magari 3 esposizioni invece che 2, ancora meglio. Per cui noi ci concentriamo nelle operazioni che facciamo adesso, comunque tutto dove ci sono grandi terrazzi, grandi balconi. Abbiamo un po' lasciato stare i cambi di destinazione d'uso, quelli dei negozi, se vogliamo dire. Perché? Perché legati a un mercato che sicuramente sarà scoppierà di nuovo tra le mani appena riapriranno tutte le università. Però è un mercato prettamente studentesco e quindi l'abbiamo lasciato un po' stare. Poi, per carità, siamo sempre alla finestra, se capita l'opportunità la cogliamo come sempre. Mentre i cambi di destinazione d'uso di bassi fabbricati interno cortili, questi stanno andando benissimo, perché comunque hanno degli spazi come lastrici solari molto importanti e a tutti piace comunque avere uno spazio da sfruttare all'aperto, quindi questo devo dire che è uno dei punti di forza delle operazioni che stiamo facendo e che faremo anche in futuro. Quindi questo è un po' il mio punto di vista, poi lascio anche la parola a Silvia che lei sulle analisi delle zone è sicuramente molto competente. Certo. Sì, io faccio l'analisi delle zone, ma innanzitutto volevo parlare di come ci siamo organizzati, sì. Nel senso che per superare il momento di crisi che inizialmente ci ha abbastanza spaventato, la pandemia dell'anno scorso, ci siamo riorganizzati adottando un sistema che è il sistema della logistica, il Kanban, cioè stabilendo dei rapporti molto stretti con le agenzie immobiliari che hanno il polso della situazione del mercato, cioè noi i clienti li incontriamo quando vendiamo, okay? Non quando acquisiamo. Allora siamo partiti al contrario, abbiamo rovesciato il nostro metodo di lavoro partendo dagli agenti immobiliari. Quelli in gamba li abbiamo selezionati, cioè si sono autoselezionati, no? Quindi ci dicevano quali erano le esigenze dei clienti e da lì partivamo per la ricerca degli immobili che potessero poi essere riqualificati per soddisfare questi clienti. Quindi la maggior parte delle nostre vendite sono stati fatti sulla carta, cioè nel momento in cui noi trovavamo l'immobile, l'agenzia immobiliare aveva già il cliente adatto per il nostro immobile e noi lo riqualificavamo l'immobile, e stiamo continuando a riqualificare l'immobile esattamente in maniera tailoristica, cioè tagliata sulle esigenze del cliente. Questo ci ha permesso di cavalcare l'onda del Covid e non subire la crisi. Naturalmente questo è il nostro modo di lavorare. Il mercato di Torino lo conosciamo perché è una città comunque a misura d'uomo. Ho messo la foto alle mie spalle, che è una foto che ho fatto dal balcone di casa mia, quindi è una foto reale, non è presa da internet. Ho la fortuna di vedere, sono vicino al centro, di vedere la città, di vedere la mole, ma questa foto non l'ho fatta per vantarmi, assolutamente l'ho messa, ma per far capire come la città di Torino possa essere adatta a diverse esigenze. C'è la collina, quindi chi vuole stare diciamo all'aria aperta, in mezzo al verde, ha la possibilità di vivere in collina. C'è un centro città storico molto bello e quindi chi vuole vivere in città può vivere in città. A pochi chilometri abbiamo 3 fiumi, quindi chi vuole fare sport all'aria aperta ha tutti i parchi fluviali. E poi abbiamo le montagne molto vicine, abbiamo anche i laghi. Quindi voglio dire, è una città adatta a diverse esigenze. Naturalmente noi come lavoriamo? Lavoriamo
partendo appunto dalle esigenze dei clienti, poi vedendo se riusciamo a trovare gli immobili adatti per quei clienti lì. Quindi la collaborazione con le agenzie immobiliari, ma non solo con i notai, con tutti i professionisti, è indispensabile in questo momento. Questa pandemia, secondo me, ha fatto crescere, ha costretto le persone a lavorare meglio. Chi non lavora bene è tagliato fuori dal mercato. Noi l'abbiamo visto con parecchie agenzie che hanno faticato, non si sono adattate, e gli immobili dati a quelle agenzie hanno faticato a essere vendute. E questo ci dispiace molto. Uno, perché la vendita è rallentata. Due, perché il pallino non ce l'abbiamo noi nella vendita, no? Certo. E quindi questo. E quindi anche la selezione delle agenzie o di chi ci procura la vendita o chi ci procura gli immobili è una fase molto importante nella nostra filiera produttiva. Cioè tutti sono importanti, tutti. Come diceva Daniele prima, il punto dolente sono stati i rapporti con il comune, il catasto. Lì non possiamo intervenire e quello non ci ha creato, e così per tutti gli operatori immobiliari, penso a Torino, ma penso un po' in tutta Italia, immagino, è stata una cosa veramente che ci ha fatto arrabbiare, ci ha fatto faticare, perché abbiamo dovuto in qualche modo subire dei costi per delle vendite che erano già, diciamo così, alla fine, proprio sulla dirittura d'arrivo, e non riuscivamo a consegnare perché mancavano le autorizzazioni. Questo è difficile da far capire al cliente, molto difficile. E lì abbiamo capito quanto siano importanti anche le collaborazioni con il notaio. Noi per strategia abbiamo proprio stabilito delle partnership con dei notai, uso il plurale ma in realtà è uno, che ci segue sia nell'acquisizione che nella vendita. Così sa anche tutto cosa sta succedendo nella riqualificazione. È informato di tutto e lui stesso lo spiega al cliente. Naturalmente il cliente si fida di cosa dice il notaio, perché è una persona esterna, una persona qualificata, è una persona che non racconta bugie. Noi potremmo magari, per gli occhi del cliente, potremmo anche raccontare delle cose che non sono vere. Invece un professionista come il notaio è una persona qualificata. Un'altra strategia che abbiamo adottato, forse magari vado un po' fuori... Dall'argomento è stato quello di far intervenire nella trattativa i professionisti che ci aiutano nella riqualificazione, può essere l'architetto, come può essere il capocantiere, eccetera, che spiega al cliente nella fase della trattativa come avverrà la riqualificazione. E questo tranquillizza molto i clienti. E quindi questi periodi di slittamento li abbiamo gestiti in questa maniera qua. Bene. Interessante, la pandemia ha messo in evidenza carenze, ma ha favorito anche i virtuosismi, perché insomma, questo spirito d'adattamento ha spinto a ingegnarsi e alla professionalizzazione di cui si parlava anche prima, parlava appunto di questo diciamo, miglioramento, no? Anche nelle professioni, nelle agenzie, anche nelle agenzie immobiliari, nella presentazione generale degli immobili deve essere fatta in maniera assolutamente migliore. Sì. Allora, essendo vicino a Milano, chi vuole venire da Milano a investire a Torino con 40 minuti, Daniele, mi sa che abbiamo trovato il nuovo sindaco di Torino, però mi sa che si abbiamo trovato la nuova sindaca di Torino, quindi. Esatto, la nuova sindaca di Torino, perché Silvia è bravissima nel... Tra l'altro sembra quasi un'inviata del telegiornale con questo sfondo, no? Da Torino, Silvia Fornaca. Benissimo. Bene. Allora, grazie sempre per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Il vostro lavoro e la vostra professionalità. Aspettiamo i vostri progetti su Transfers. Bene. Ne arriveranno sicuramente altri. Quindi. Grazie a voi. Benissimo. Ciao a tutti.